sono Max Repossi, vengo da Milano e pratico la box cinese, Kung Fu diciamo, Hong Kong, Wing Chun principalmente, anche altri stili, MMA, Muay Thai, kickboxing e spada giapponese. Siamo qui a Hong Kong, esattamente su Victoria Peak, la parte più alta della città. Questo tempio è stato reso celebre da una scena del primo film da protagonista dell'attore belga Jean-Claude Van Damme nel 1988. È un momento topico del film in cui il nostro protagonista, che sta vicendo degli incontri in questo comité, che è questo torneo segreto che si tiene a Hong Kong ogni anno, dove appunto si può vivere o morire, appunto il nome Bloodsport, senza esclusione di colpi nella versione italiana. Questa scena appunto, dopo che il suo caro amico americano è stato ferito a morte dal cattivone di turno personificato da Paulo Young, Van Damme sale sul picco appunto con il tram tipico, mezzo di trasporto tipico per salire su questa altura. Viene qui per calmarsi, meditare, fare stretching e ritrovare in se stesso le forze per affrontare il forte avversario e sconfiggerlo. Il tutto è stato girato senza sfociare esageratamente nel trash, diciamo che era un po' tipico di quegli anni. Un'epicità che appunto ha reso quella scena tipica di quegli anni e di quel decennio, e una delle scene più memorabili forse della filmografia di Van Damme. Pensate che proprio qui, dove c'è adesso questa mappa turistica, una volta c'era un altare allestito appunto per il film Bloodsport, e solo Van Damme qui poteva eseguire la sua celeberrima spaccata.